Yes, I will we'll come back online. Sounds like they're a little early. Let me call them now. Okay. NAISS, NAISS. Yes, NA1SS. NA1SS, W5, RRR, over. We got him, it was a little noisy, but go ahead, Italy. We should be able to start the contact, over. Milan, the first question, please. Sono Paolo. Come si svolge la tua giornata tipica sugli SS? Over. NA1SS, NA1SS, W5, RRR, over. Centro di controllo, facciamo di tutto di più, esperimenti, aggiustiamo le cose sulla stazione, prepariamo le cose e facciamo esercizio fisico, over. Sono Bojan, come è l'escursione termica nello spazio e quali sono i materiali necessari per l'isolamento, over. Ma Bojan, l'escursione è abbastanza forte, si va dai meno 150 gradi isolante, inerte e stabile, di solito usiamo Mylar, ci sono degli strati composti da 10, 12, 15 strati di questo materiale, over. Sono Mattia, qual è la reazione del corpo umano alle condizioni di vita dello spazio in base alla tua esperienza diretta, over. Ma Mattia, io mi sono trovato strano, qua sopra tutte le cose vanno in un modo diverso e quindi c'è un po' di scombussolamento all'inizio, ti devi abituare e niente, il corpo, vabbè, a parte la perdita di peso iniziale dovuta alla perdita di fluidi, per il resto va abbastanza bene, si dorme bene, si mangia bene, il resto funziona normalmente, over. Sono Chiara, qual è il tuo compito principale in questa missione, over? Ma Chiara, sono uno degli ingegneri di bordo della stazione spaziale, il 60% del mio tempo circa viene utilizzato per far funzionare la stazione, il 30% per esperimenti e il resto, 10%, lo usiamo per fare esercizio fisico per mantenerci in forma, over. Sono Gianluca, che tipologia di esperimenti stai svolgendo, di natura medica, biologica, meccanica o altro? Over. E Gianluca, le facciamo tutte e tre, nel senso che facciamo esperimenti di scienza della vita, di biologia, ingegneria, meccanica, insomma facciamo di tutto di più a dire il vero. Ci sono circa 130 esperimenti che vengono condotti nel giro di questi 6 mesi sulla stazione e quindi veramente usiamo questo laboratorio nel modo più svariato possibile, over. Sono Erika, quale percorso ti ha portato a diventare astronauta, over? Ma più che altro è stata la mia volontà e la passione a andare qua. Comunque ho fatto liceo scientifico, sono stato nell'esercito, ho fatto un po' di esperienza pratica, anzi anni di esperienza pratica che mi hanno aiutato e poi sono diventato, ho fatto ingegneria, sono ingegnere aerospaziale, over. Sono Serena, quali requisiti fisici sono necessari per diventare astronauta, over? Ma Serena, non bisogna essere Superman di sicuro, basta essere a posto, una persona normale alla fine. Quindi dal punto di vista fisico non ci sono dei requisiti specialissimi, over. Sono Clarisse, c'è un esperimento tra quelli effettuati che ti ha particolarmente interessato e di cui ci puoi parlare, over. Ma Clarisse, gli esperimenti sono veramente stati sui siti web dell'ESA sotto la voce Magistra con due S per vedere la lista. Io sono un ingegnere, uno di quelli che mi intriga di più,
a che vedere con la modalità di movimento del plasma dentro all'interno del manto nel centro della Terra. Questo tipo di simulazione non si può fare sulla Terra, si può fare solo in orbita. Over. Sono Elena. Data l'importanza delle comunicazioni sulla ISS, essere radioamatore è stato utile per la tua carriera di astronauta? Over. Over. Paolo, do you copy? Over. Paolo, do you copy? Over from Italy. Over. In fine. Go ahead with the next question. Over. Sono Marta. È previsto... Sono Marta. È prevista una dieta speciale per la permanenza in orbita. Over. Can whiskey fire Romeo, Romeo, Romeo. I don't have anything. I cannot hear anything from the other side. Can you hear them? School, go ahead with the question again. Marta. È prevista una dieta speciale per la permanenza in orbita, over. È previsto. Radio, radio, radio. School, Marta, go ahead with your next question, over. È prevista una dieta speciale per la permanenza in orbita, over. Marta, a dire la verità, no, siamo controllati, nel senso che il mangiare che ci viene dato, il cibo che ci viene dato, è praticamente controllato per avere tutti i requisiti in termini di proteine, vitamine e tutto il resto, ma non è speciale, possiamo mangiare quello che vogliamo, over. Ciao, sono Lorenzo. Qual è la fonte primaria di produzione di energia sulla ISS? Over. Lorenzo, tutta la nostra energia è solare, viene esclusivamente dal sole, over. Sono Sara. Quali sistemi adottate per ridurre al minimo i consumi energetici? Over. Ma Sara, cerchiamo di non usare energia quando non è assolutamente necessaria. Naturalmente noi qui teniamo tutto sotto controllo, tutto controllato, e ci sono dei controllori di volo a terra che misurano una minima qualsiasi perdita o consumo di energia e veramente tutti cercano di mantenerla al minimo. Over. Ciao, sono Marta. Dallo spazio è possibile distinguere le zone della Terra maggiormente inquinate? Over. Ma a dire il vero, Marta, si vede poco la presenza dell'uomo, devi guardare veramente attentamente, e se guardi attentamente si vedono delle aree colorate diversamente, con delle cose diverse. È difficile stabilire se è inquinamento o se è solo presenza umana, però è vero che in termini generici siamo molto presenti sulla Terra. Over. Ciao, sono Norman. Ti è stato facile rapportarti con astronauti di varie nazionalità? Over. Norman, ma facciamo addestramento intenso per molteplici anni prima di volare in orbita. Naturalmente conoscere la lingua e parlare decentemente è necessario. Ci sono delle differenze, ma è tutto... Si può passare soprattutto, over. Ciao, sono Giulia. Dalla stazione si riescono a distinguere le costruzioni dell'uomo sulla Terra? Over. Sì, Giulia, si vedono strade, città, si vedono tante cose, si vedono le piramidi, insomma, sì, è possibile, over. Ciao, sono Elisa. In caso di malattia avete delle medicine speciali? Over. Elisa, abbiamo Ok, stop to the question. Ok, I think we're very close to the end of the contact. If the school could say their goodbyes, over.
Ok, Paolo, ti ringraziamo della tua disponibilità. Qua dall'Istituto Varanda di Allende di Milano vogliamo portarti saluti dalla città di Milano e di tutta la provincia di Milano. Abbiamo qua ospite l'assessore Marina Lazzati, che manda un grande saluto. Tutta la scuola si unisce in un grandissimo saluto. Facciamo un applauso a Paolo Nespoli. Siamo orgogliosi di averti come italiano e come lombardo. Over.